Buonasera. Buonasera a tutti. Nel frattempo faccio il solito procedimento, controllo se sono veramente in diretta. Vediamo se ci sono. Ok, comincio a vedere qualche occhietto. Ciao a tutti. Come va? Scusate se giro il volto. Ecco, comincio a vedervi. Ciao Alfredo. Ciao. Ciao Filomena. Ciao Martina. Ciao Francesca. Grazie Maria, grazie per il feedback. Ciao Maria, buonasera a tutti. Grazie per essere qui con voi. Francesca saluta tutti. Questa sera, prima della solita lettura dei nostri cristalli, volevo toccare un argomento a me chiaro, caro e chiaro, ovviamente. Ho rispolverato dei miei vecchi appunti che io utilizzo spesso. E vorrei parlare di guarigione della terra attraverso i cristalli, perché credo che oggi più che mai ci sia bisogno anche di questo. Spesso pensiamo, ma mi sentite bene? Perché il mio computer mi dice frequenza di fotogrammi chiave troppo bassa. Voi mi vedete, mi sentite bene? Buonasera Michela, nel frattempo buonasera a tutte le persone che si stanno. Ditemi come mi sentite, perché al contrario in realtà non saprei cosa fare, perché la tecnologia è, per esempio, è una dote a me sconosciuta, occuparmi delle cose tecnologiche. Ah, ok, Maria Grazia dice si sente bene, tutto ok, tutto ok. Ciao Antonella, ciao tesoro. Francesca dice un po' bassa. Allora, questa cosa del basso il volume spesso me lo dite, ma non tutti. Quindi se mi sentite bassa, vi consiglio, se avete la possibilità, di mettere le cuffie. E voi direte, ma perché Manu non le metti tu? Perché non le sopporto, non riesco a lavorare con qualcosa nelle orecchie, faccio una fatica tremenda. Quindi se mi venite incontro e mi fate questa cortesia, chiederei a voi di mettere le cuffie se avete la possibilità. Ciao Stefano, ciao. Allora, mi spiace, probabilmente questa sera ogni tanto sentirete la mia cagnolina perché non è particolarmente agitata, che sente i cani nella via che abbaiano, ci terrà un po' compagnia. Allora, come vi dicevo, questa sera vorrei toccare l'argomento di come guarire la terra attraverso i cristalli. Perché effettivamente miriamo sempre il nostro focus, ma giustamente sulla nostra personale energia e sulla nostra persona, ma in realtà con i cristalli possiamo fare tanto, tanto, tantissimo altro. E credo che in questo momento li si possa utilizzare per aiutare in mille modi la Terra. Buonasera Patrizia, nel frattempo buonasera a tutte le persone che si sono collegate. Scusate, bevo un goccio d'acqua. Maria dice: credevo di essere l'unica a non sopportare le cuffie. Bello allora che non sono l'unica. Eh sì, è sempre stato un mio tallone d'Achille e non riesco proprio ad utilizzarle, mi disturba proprio. E quindi non sei l'unica, Maria, non sei sola. Neanche in questa cosa non siamo sole. Quindi, partiamo col dire che anche la terra ha dei chakra e sono distribuiti in alcuni luoghi particolari. Ciao Gloriana, sono distribuiti in alcuni luoghi particolari. Ci sono
delle idee discordanti sui luoghi, nel senso che non tutti sono d'accordo che siano proprio quelli, ci sono un po' di versioni diverse, però mi affido a quello che io ho utilizzato con i miei studi. E qualcosa leggerò perché in realtà un altro mio difetto o pregio è quello di non ricordare i nomi a memoria e non solo dei luoghi, ma purtroppo anche delle persone. E riconosco più facilmente l'energia e l'immagine piuttosto che il nome. Ciao Loretta, buonasera Gabriella, buonasera Maria Rosaria. E come vi dicevo, ci sono anche la nostra terra ha dei chakra, ha dei centri energetici. E questa cosa è molto bella perché ci rende ancora più vicini a lei, no? Noi parliamo sempre dei nostri chakra, in verità anche la nostra amata Madre Terra li ha, e a volte anche questi vanno un po' in sofferenza, ma noi possiamo sostenere la Terra in mille modi. Che bello! Ciao, ciao Ale, c'è il mio amico Alessandro, che secondo me non a caso si è collegato in questo momento perché Alessandro, mio caro amico, è una persona molto sensibile ed empatica. E il fatto che io sia qui e parli di guarigione della terra e che lui sia dall'altra parte, secondo me non è un caso. Ciao Ale, buonasera Rita. Rita dice buonasera a tutti, ciao a tutti, ciao a chi si è collegato ora. E, dicevo, è sempre un piacere stare con voi e per chi si è collegato oggi, appunto, stavo raccontando che io vorrei aprire questa diretta parlando di guarigione della madre terra. Dunque, come vi dicevo, anche la madre terra ha dei chakra e sono distribuiti in alcuni luoghi particolari. E non vogliatemene, ah, Loretta dice, avevo già sentito qualcosa. Non vogliatemi se magari il nome non è letto perfettamente corretto, ok? Però poi se voi prendete carta e penna avrete modo anche di approfondire facendo delle ricerche. Quindi intanto vi racconto dove sono distribuiti. Ok? Quindi il primo chakra lo troviamo sul Monte Shasta in California. E il primo chakra della Terra è colui che infonde la vita necessaria alle creature per vivere sulla Terra. Il secondo chakra della Terra si trova nel lago Titicaca in Bolivia e serve per introdurre nuove specie, quindi lavora per l'introduzione delle nuove specie. Il terzo chakra si trova a Uluru in Australia e in che maniera lavora? Per il benessere e la vitalità degli esseri viventi sulla Terra. Il quarto invece si trova a Glastonbury, spero si dica così in Inghilterra, al limite correggetevi. E come lavora questo chakra? Agisce con amore per aiutare la terra e gli esseri viventi della terra nel loro percorso di crescita. Il quinto si trova nella famosissima piramide di Giza e controlla lo spirito della terra e fa in modo che gli esseri viventi sulla Terra riescano a comunicare con lo spirito della Terra. Il sesto si trova a Kue Malexia in Iran, ok? E lavora sull'unione e la partecipazione dell'evoluzione della Terra. Quindi, secondo me, sono tutti molto importanti, ma questo lo sento in maniera particolare. Mentre il settimo si trova sul monte Kailash in Tibet e il suo ruolo è quello della spinta evolutiva di tutti gli esseri viventi della Terra. E questa cosa è molto molto interessante. Ecco, le Canarie, Maria, a me non risulta, però come dicevo prima, i principali sono questi, nel senso secondo gli studi. La maggior parte si trova in accordo su queste posizioni. Poi,
E come noi non ne abbiamo solo sette di chakra, nemmeno la Terra ne ha solo sette, quindi sicuramente saranno distribuiti anche in altre parti del mondo e assolutamente magari anche dove dici tu, perché Maria dice ci sono anche alle Canarie, Tenerife, e dice il chakra del cuore è uno dei sette. Allora, a me risulta che il chakra del cuore appunto sia in Inghilterra, però ripeto. Come noi abbiamo molti chakra, anche la Terra ne ha molti, e quindi non è escluso che uno sia anche lì dove tu dici. Allora, questa cosa è molto interessante perché noi se sappiamo dove sono distribuiti, va da sé che non è che uno per rafforzare magari quel tipo di energia parte e va sul luogo. Oddio, se uno lo può fare, va benissimo. Ma possiamo anche avvalerci di una cartina, ok? E andare a posizionare i cristalli proprio sul luogo o nella zona del luogo. Ovviamente consapevolmente. Quali cristalli consiglio? Di base consiglio il classico quarzo ialino per portare luce ed energia bianca. Oppure l'aura quartz, sempre grande portatore di luce, ma aggiungiamo anche la vibrazione, dei colori universali. Oppure se riteniamo che in quel luogo ci sia molta tristezza, ok, che sia uno squilibrio che va più sulla fase insomma della tristezza, possiamo usare un citrino madera. E non per ultimo, se riteniamo che sia un luogo abbastanza martoriato, possiamo andare ad utilizzare un'ametista. Ciao Clotilde, ciao Sofia, ciao benvenute. Quindi dicevo, non serve recarsi in quel luogo, ok? Ma possiamo prendere una cartina e posizionare il cristallo nella zona specifica o all'incirca, ma come dobbiamo farlo? Consapevolmente. Quindi noi scegliamo il nostro cristallo, mettiamo che scegliamo l'aura quartz, ok? Quindi lo prendiamo, deve essere purificato, deve essere pulito. Buonasera Luise, buonasera Rosetta. Purificato, pulito, lo poniamo nelle nostre mani, ok? Lo colleghiamo al nostro cuore e esprimiamo l'intento. Buonasera Denise e buonasera Roberto. Esprimiamo l'intento di guarigione per quel luogo. Dopodiché andremo a depositare il nostro cristallo proprio sul luogo da noi deciso. Se non vi è possibile avere una cartina, potete scrivervi il nome del luogo o della città e appunto su questo foglio bianco scrivete il nome, mettete l'intento, lo portate dal cuore al cristallo e andate a depositare il cristallo. Di solito consiglio di lasciarlo depositato almeno un mese, ok? Così ha tutto il tempo necessario per lavorare, vibrare, eccetera, eccetera. Grazie Maria. Dopodiché andiamo, buonasera Alessandra, andiamo a disattivare con la mano, quindi chiudere questa apertura, questo portale, chiedendo però che questa vibrazione continui comunque a lavorare. E dopodiché purifichiamo il nostro cristallo sotto l'acqua corrente e lo possiamo utilizzare anche per altro. Questo è tutto molto interessante e vi garantisco che funziona davvero tanto. Ora io vi racconto una mia storia personale, proprio per portarvi un esempio. Per me è stata di una potenza enorme, è stata una grande rivelazione, è stato non sentirmi più un puntino piccolo e inerme nell'universo. Vi racconto cos'è accaduto. Qualche anno fa in Mauritius,
al passaggio di una petroliera, insomma, questa petroliera si è rotta e ha sversato non so quanto petrolio, proprio una cosa quasi indescrivibile, no? E è stato molto grave questo, anche perché era tutto in una zona protetta, insomma, tra l'altro in quella parte delle Mauritius, hanno una barriera corallina spettacolare. Quindi non vi oso dire, ha rovinato il mare, pesci, eccetera, eccetera, no? Quindi sono collegata al mio cuore e ho chiesto cosa avrei potuto fare, sentendomi comunque piccola e inerme, per quantomeno portare luce o sostenere tutto il sistema, no? E mi è arrivato che avrei dovuto mandare in Mauritius, spedire proprio in Mauritius. Ciao Angela, un frammento di Elestiale che ora non so se ho qui vicino a me, mi sa che è in griglia. Comunque poi lo potete trovare anche in internet, di quarzo Elestiale. Ora io ho degli amici che vivono nei Mauritius, tra l'altro periodo di pandemia e di conseguenza in Mauritius non entravo, cioè non potevo spedire con le poste, perché era vietato anche mandare pacchi, a meno che non arrivassero da aziende private, no? Quindi ho dovuto utilizzare, non per pubblicità, però ho dovuto utilizzare UPS, che era l'unico corriere che poteva entrare in Mauritius e consegnare, no? Quindi prendo questo frammento di quarzo celestiale. Lo spedisco al mio amico Domenico che vive in Mauritius e chiedo a lui, che è italiano, di chiedere alla sua ai tempi moglie, che era mauriziana, di recarsi nel posto a lei più caro, non nel posto più inquinato, ma nel posto a lei più caro, e decretare determinate parole e lanciare questo cristallo nel mare affinché sostenesse in maniera più positiva possibile questa catastrofe. E così abbiamo fatto. Così abbiamo fatto. Loro sono stati carinissimi, mi hanno aiutata in questa bellissima esperienza e finisce così. E noi rimaniamo nella fede e rimaniamo nella fiducia. Un mese dopo mi chiama Domenico e mi fa notare un articolo che era uscito sul giornale dove diceva che nel mare di Mauritius avevano registrato il canto di una specie nuova di balene blu, ma era un canto che alla scienza non era ancora conosciuto, no? E quindi si pensava che questo gruppo di balene blu fossero angeli o comunque qualcosa portato dal cielo, qualcosa di extraterrestre, qualcosa di magico, no? E infatti l'avevano chiamato il canto delle magiche balene blu perché arrivare un gruppo di balene blu in un mare in quella situazione era proprio pressoché impossibile. Ora, noi non lo sappiamo se il nostro Lestiale ha fatto da richiamo. Ma io penso proprio di sì, anche perché i cristalli sono legati ad Atlantide, le balene sono legate ad Atlantide e per noi è stato un momento di gioia immenso, e è stata un'apertura del cuore molto molto grande e è stato l'ennesima prova che per quanto noi siamo piccoli e inermi in questo universo, possiamo fare una parte enormemente grande e non solo tra essere umano ed essere umano o tra essere umano e il nostro animaletto di casa. No, noi abbiamo la potenza di arrivare in ogni angolo dell'universo e questo ve lo garantisco, ma non gli operatori, i guru, no, tutti indistintamente. E come lo si può fare? Attraverso l'amore. Attraverso l'amore e la purezza del pensiero. Scusate, vi leggo un pochino, altrimenti mi perdo. Buonasera Luigia.
Clotilde, sì, wow, davvero. Angeli, grazie, la Sofia mi dice tu sei magica. Tu mi vuoi troppo bene, Sofia. Roberto, sei meravigliosa, grazie Roby. E Loretta, stupendo, sì, è stupendo. Ciao Anto, ben arrivata. Quindi, è stato, io in quel momento davvero mi sono sentita in unione col tutto, cioè non c'era distinzione tra il mare e me, tra la balena e me, tra l'universo e me, tra quella petroliera e me, mi sono sentita proprio figlia del tutto. E questo per me è stato importantissimo, perché mi commuove raccontare queste cose, no? A volte mi siedo davanti a cose forse più grandi di me o forse no, e rimango in ascolto e penso: ma io cosa posso fare? Come posso aiutare? Come posso essere parte attiva di un piano più grande, no? E allora poi lì comincia il pensiero, ma il pensiero può arrivare fino a un certo punto, no? E allora capisco che in quel momento sbaglio il canale e quindi mi collego al cuore. E lì partono i viaggi di sensazioni, e partono i viaggi di emozioni e mando dove posso tutto l'amore che ho. E io sono sicura che in un modo o nell'altro questo arriva. Vi leggo. Allora, Martina dice: vibrazioni stupende, grazie della tua condivisione. Grazie a te, Martina. Maria Grazia, bellissimo, ciò che dici è verissimo, poi tu sei un filo conduttore meraviglioso. Grazie. Loreta, pensa con quanto amore lo hai fatto. Sì, questo è vero, di questo te ne do la conferma e ti dirò di più, Loreta, che non è stata una cosa che è partita solo da me, perché è partita in realtà da me e raccontandolo ad alcune mie amiche, siccome le spese di spedizione erano veramente costose, ma veramente costose, cioè superavano le centinaia di euro, e appunto perché c'era il discorso pandemia, eccetera, eccetera, loro si sono rese disponibili a copartecipare nella spesa della spedizione, quindi veramente è stato un lavoro energetico di unione pazzesca. Stefano dice: penso anch'io, noi siamo co-creatori, ognuno di noi. Siamo parte del tutto dal momento che mandiamo amore. È come il creatore parlasse attraverso noi. Brava Manu, sì, esattamente. Maria. Certo sì, che hanno aiutato, che bello questo che ci hai detto, beati noi che crediamo nella luce. È vero. Ciao Rosa, ciao. Clotilde, sei un angelo terreno meraviglioso, sei umile e rimani sempre così. Guarda Clotilde, io ti ringrazio tanto per le tue parole e mi scaldano davvero il cuore e sono felice che vi arrivi una buona vibrazione. Anch'io spero di rimanere sempre umile. È uno dei miei punti che ho sempre segnato sui post-it eterici, no? E tu sei sempre dolcissima e pura. Maria, tra anche la proibizione che non potevi spedire, ma l'universo ti ha aperto la strada. Sì, perché poi, certo, mi sono dimenticata di raccontarvi questo piccolo aneddoto che è successo nella spedizione, no? Quando io sono andata alle poste per spedire, perché inizialmente non sapevo che non potevo spedire, no? Quindi sono andata per fare tutto il processo e ho preso il biglietto. Sapete che numero era? 111. Anche quello per me è stato un grande segno. Poi la ragazza delle poste è stata molto carina perché ha provato a inserirmi tutta la spedizione, eccetera, eccetera. E poi è riuscita lei a dirmi che avrei potuto spedire attraverso un altro canale.
Però è stato tutto veramente magico e lo ricordo sempre con molta dolcezza e con molta gratitudine. Luigia dice: Ma com'è che a me non arriva niente di tutto questo? Grazie per trasmetterci tutte queste vibrazioni e emozioni fantastiche. Allora, Luigia, io penso che a tutti arrivi qualcosa. E quel qualcosa magari a volte serve a te stesso, magari a volte serve al tuo vicino di casa e magari a volte serve per qualcuno che abita dall'altra parte del mondo. E io sono certa che se tu rimani in ascolto con il tuo cuore, ti accorgerai che ogni giorno hai un'intuizione, anche piccolissima, che può portare aiuto a te stessa o agli altri. E questo può essere solo anche il pensare a un'amica. E mandarle un cuoricino o farle una telefonata. Non c'è differenza tra un cristallo mandato dall'altra parte del mondo o un sorriso donato al vicino di casa, perché l'amore non ha categoria, non c'è un amore di serie A, un amore di serie B. L'amore è amore. Io dico sempre che sono innamorata dell'amore in tutte le sue forme. Io non vedo questa differenza di piano, no? Quindi magari a me è accaduta questa cosa, quindi è più grande rispetto magari a un'altra persona che porta benessere anche un bambino con un abbraccio. Quindi rimani in ascolto, Luigia, e vedrai che ti garantisco che ti accorgerai che ogni giorno ti arriva qualcosa. Ciao Lara! Ciao a tutte! Scorro un pochino, vediamo se c'è qualche domanda, perché magari qualcuna è saltata. Ah, ok. Allora, Bianca Marene chiedeva che cristalli possiamo usare sulla Russia e sull'Ucraina per inviare la vibrazione che li porti a fare entrambe la pace. Allora, su questo io lavorerei semplicemente col portare luce. E non l'intento di portarli a fare la pace, userei più un intento di equilibrio e di risoluzione e userei in questo caso un quarzo ialino semplicissimo, che poi semplice non è. Poi, se è un quarzo ialino che ha un'inclusione arcobaleno, tanto meglio. Allora, scorro un po'. Allora, Luigia dice: Ah, ok, allora aspettate. Maria Paoloni dice: Manuela, la tua vibrazione arriva tutta, il cielo ti benedica. Oh, io queste benedizioni dal cielo le accolgo veramente grazie, a braccia apertissime e le rimando anche a voi. Stefano, è bello far sorridere una persona triste. Bravissimo, sì, è una forma di guarigione energetica bellissima. Buonasera Giovanna. Luigia, è bellissimo quello che dici, spero tanto, io mi impegno, sei un tesoro. Guarda Luigia, ti do un consiglio. Non impegnarti, fai in modo che ti avvolga questa cosa senza il pensiero, proprio vedrai che quando ti colleghi al cuore riuscirai a notare davvero delle piccole cose. Per esempio, a me capita, anzi direi tutte le mattine guardo il cielo, a volte simile, a volte completamente diverso, però quello che provo è immensa gratitudine per quello che possono vedere i miei occhi, no? E quindi io proprio mi riempio di questa energia. E quando poi ho fatto il pieno, va da sé che è possibile portarla ovunque. Ciao Giorgio, che bello vederti. Ciao. Maria, a volte magari dalla fretta, oppure pensando che sia impossibile, ma i segnali ci sono sempre. Che serata magica, grazie. Grazie a voi. Allora, un'altra cosa, per esempio, che possiamo fare in questo momento per sostenere la Madre Terra. E sostenere anche, ho molto a cuore, la Turchia e la Siria, che
stanno vivendo veramente dei momenti molto difficili, no? Dove tante anime sono passate nell'oltre, tanti bambini, tanti invece sono stati miracolati, no? Quindi vi chiedo se vi va e lo facciamo tutti insieme, scusatemi. Io stasera farei qualche minuto di meditazione per portare la vibrazione della gioia e della luce in questa terra e poi vi chiedo se vi va questa settimana, vi prendete un quarzo ialino e un quarzo citrino e prendete una cartina o ve la stampate dal computer sulla zona colpita, attivate i cristalli come vi ho detto, quindi li mettete tra le mani, vi collegate al cuore, chiedete guarigione e chiedete luce e mandate luce a tutte le persone che sono passate nell'oltre. E poi li appoggiate appunto su questa cartina e li lasciate per un mese. Quindi dicevo, se a voi va e vi fa piacere, io utilizzerei ancora qualche minuto per fare una meditazione e portare tutti insieme guarigione. Prima però di farla, volevo indicarvi ancora due o tre cose che potete fare, ok? Un paio di cose che potete fare per sanare la madre terra. Per esempio, se siete in un luogo dove percepite, per esempio, che gli alberi stanno soffrendo oppure c'è un'energia particolarmente stanca, ok, non so, una zona di un bosco piuttosto che un paesaggio naturale, potreste depositare in quel luogo un quarzo ialino per sostenere le vibrazioni di questa magari vegetazione un po' stanca. E allora potreste depositarlo, mettervi di fronte a lui e attraverso il cuore mandare luce nel cristallo e chiedere al cristallo che vibri e si espanda per risanare questo luogo. Io solitamente vi dico come faccio io. Lo deposito, faccio questo lavoro, mando luce, la faccio entrare nel cristallo, la faccio diffondere e poi però io il cristallo lo lascio proprio come dono. Voi sentitevi però liberi invece di fare questo lavoro e poi riprendervi il vostro cristallo. E vi do un consiglio: tenetevi sempre un quarzo con voi, perché nel momento in cui ne avete la necessità, non voi personalmente, ma trovate una situazione che abbia bisogno di un vostro soccorso, ok? Come una piccola ambulanza eterica, potete utilizzare quel quarzo o lasciarlo lì come dono. Sì, Stefano, dice una meditazione insieme, assolutamente sì, certo che sì. Quindi questa è un'altra modalità e li possiamo utilizzare con i nostri amici animali, per esempio mettendoli sotto il cuscinetto della loro cuccia. Possiamo inserirli nei vasi dove abbiamo i fiori, possiamo inserirli nei vasi dove abbiamo le piante. Ok, allora io adesso vi chiedo allora di bere un goccino d'acqua. E bevo anch'io. Quindi facciamo tutti insieme portiamo luce alla Turchia e alla Siria e io voglio lavorare con Laura Quartz per sostenervi. Associo anche un'Angelite che accompagni tutte le anime dei piccoli che sono passati nell'oltre
ma anche degli adulti. E aggiungo anche, scusate, una crisocolla che richiama la madre terra e chiedo guarigione delle vibrazioni di questa terra. Quindi l'intento sono proprio le tre cose che io ho detto ora. Se vi va, se qualcuno di voi ha vicino un semplice quarzo ialino, lo può tenere pure tra le mani, o anche un quarzo citrino. Sono i benvenuti in questa energia. E se vi va, vi faccio dare le spalle. Aggiungo anche una agata muschiata che fa da grande protezione al cuore, per fare in modo che questa grande sofferenza che le persone la stanno vivendo ora diventi meno pungente, meno forte, anche se è comunque sofferenza, ma che sia una sofferenza che colpisca meno la profondità del cuore. Quindi vi chiedo di dare, se potete, le spalle al PC. Mettetevi in una posizione comoda. Vi anticipo già prima che se sentirete degli strani rumori, purtroppo casa mia stasera non è una zona comfort e tranquilla. Cioè, nel senso, non è tranquilla, è tranquilla, ma ci sono dei rumori e quindi potrebbe essere che il cane inizi a abbaiare. Vi prego, vi chiedo di rimanere allineati al vostro dentro, e di far finta che questi suoni non esistano. E quindi partiamo per questo viaggio e seguite la mia voce, seguite le mie parole, tenete il cuore aperto, lasciate andare la tristezza e la sofferenza, perché dobbiamo arrivare in quel luogo puliti e gioiosi, non coinvolti, ok? Non tristi, non affranti e non abbattuti. Quindi chiudiamo gli occhi. Facciamo un bel respiro dentro l'aria. Trattengo un attimo e fuori l'aria. Ancora una volta. Dentro l'aria. E fuori l'aria. Ancora una volta, dentro l'aria e fuori l'aria. Ora immaginatevi che sopra la vostra testa compare proprio in questo momento un'enorme mano eterica e questa mano al centro del proprio palmo che è rivolto verso l'alto, porta tutti i colori dell'arcobaleno e sono disegnati in maniera circolare e ogni anello ha un colore diverso. Abbiamo il rosso, il giallo, il blu, il bianco, l'oro, il rosa, l'arancione, il verde, il fucsia, il nero, il viola intenso, il marrone, il giallo, l'argento. E ora questi colori, questo arcobaleno, questi cerchi scendono da questa enorme mano eterica verso la vostra corona e si allargano e coprono completamente tutto il vostro corpo. Fino a creare una protezione fatta ad anelli colore arcobaleno. E a questo punto questi colori e
emanano verso il vostro corpo eterico e fisico una grande, grande, grande luce dai mille colori, colori che quasi noi non abbiamo neanche mai conosciuto. Sono i colori eterici dell'amore universale. Ora, dal centro del nostro cuore si accende una piccola scintilla luminosa, bianca, brillante e iridescente. E questa scintilla che si è accesa nel nostro cuore, piano piano comincia a salire verso la nostra gola, nella nostra testa, fino a fuoriuscire dal chakra della corona. E da lì comincia a salire verso l'alto, più su, sempre più su, e mentre sale attraverso il suo percorso, incontra colori meravigliosi, nuvole meravigliose, e percepisce una grande energia d'amore. E questa luce comincia, continua a salire sempre più su, sempre più su, sempre più in alto, finché a un certo punto non incontra un'enorme nuvola rosa. Questa scintilla a questo punto si deposita su questa nuvola e da qui comincia il viaggio. Ora questa nuvola, piano piano, si sposta e comincia a viaggiare fino a raggiungere la Turchia, fino a raggiungere le zone che hanno subito il terremoto. E mentre questa nuvola viaggia attraverso l'universo, si carica e si riempie di luce d'amore universale e si carica e si riempie di tutti i colori dell'universo. Quindi ora la nuvola non è più rosa, ma ha milioni di colori ed è scintillante. Ora che la nuvola ha raggiunto il luogo dove doveva arrivare, si accorge che intorno a lei ci sono migliaia, milioni di altre nuvole arcobaleno e ognuna di loro ha all'interno una scintilla bianca. Potete percepire l'energia di tutti i vostri compagni di viaggio di questo momento. Voi in quel momento, in questo momento, siete quella scintilla bianca e iridescente, seduta sulla nuvola arcobaleno. Ora osservate dall'alto ciò che vedete senza far abbassare in tristezza la vostra frequenza, perché siete tutti al sicuro e in armonia, e portate luce verso la madre terra, verso la popolazione colpita e emettete attraverso il vostro cuore tutti i pensieri d'amore che desiderate e rimanete in ascolto. Facciamolo per qualche minuto.
Ora ripetete mentalmente o ad alta voce mentre spandete questa luce. Sono qui in questo momento per portare a voi e alla Madre Terra tutta l'energia dell'universo e tutta l'energia dell'amore universale. Che questa luce illumini ogni luogo buio e che questa luce porti gioia nei cuori delle persone che ne hanno bisogno. Io sono luce e porto luce. Io sono amore e porto amore. Io espando l'amore da me a te. Io espando la luce universale per prendermi cura di te. Io sono te e tu sei me. Io sono una piccola luce che brilla nell'universo in connessione con il tutto e in quanto connessa al tutto, dono a te tutto l'amore che posso. Ora, piano piano ripercorriamo il viaggio a ritroso insieme alla nostra nuvola. E torniamo indietro e cominciamo piano piano a tornare. La scintilla ringrazia e lascia la nuvola. E piano piano rientra nel nostro chakra corona per ridepositarsi nel nostro cuore. Quando la scintilla si è ridepositata nel nostro cuore, facciamo un bel respiro profondo e piano piano torniamo qui. Io vi lascio un attimo per tornare e man mano tornate e vi prego di commentare com'è andato il vostro viaggio. Nel frattempo io saluto le persone che si sono collegate da poco. È un piacere leggere i vostri saluti e vediamo se qualcuno è tornato e sono le 20:20 e se qualcuno di voi ha voglia di condividere la percezione, la sensazione, cosa ha visto. Ciao Valeria, benvenuta. Ciao. Mi senti silenziosa perché siamo appena tornati da una meditazione a sostegno della Turchia e della Siria, a sostegno proprio della Madre Terra, ma anche delle persone colpite dal terremoto. Non riesco a vedere i vostri commenti. Aspetto ancora un attimino, vediamo se
Se vi leggo, fatevi sentire. Ecco Roby, Roberto dice: è stato intenso. È stato molto forte, Roberto, sì, e si sentiva proprio la vostra presenza. Maria Grazia dice: non è stato facile non farsi prendere dal dolore, ma la luce ha vinto. Siamo stati una vera e propria ambulanza colorata, credo. Esatto. Ho sentito tanto dolore, ma essere stata portatrice di luce con voi ha avuto una potenza fantastica. Bellissima questa condivisione, Maria Grazia, grazie. Stefano invece dice: c'erano tantissime nuvole colorate e bianche, piene di energie, piene di calore e leggerezza. Ma non eravamo da soli. Esatto, c'erano tanti angeli. Era una situazione angelica, colori ed energie forti e delicate. Esatto, non eravamo solo noi. Qualcuno era lì con noi ed erano davvero tanti, anch'io ho avuto questa percezione. Invece Giovanna dice: ho visto e sentito forte un'energia bianchissima e iridescente che si espandeva su tutto e tutti, oltre ad aver visto tante mani colorate bellissime come se facessero il giro tondo. Che meraviglia questa immagine! Bellissima Giovanna, grazie. Invece Lucia Gori dice: tutto molto semplice e bello da visualizzare, ma la mia sensazione forte è di vedere i semi per una nuova terra, grazie. Bellissima anche questa visione, anzi, serve anche questo. Esatto, nuovi semi, nuovi semi. Nuccia, luoghi bui, persone disperate, tutti insieme abbiamo un po' alleviato il dolore. Bene. Bene. Bravissima. Io vi ringrazio tanto per avermi accompagnato in questo viaggio e vi ho sentito molto in realtà, mi sono sentita molto sostenuta e ho avuto anch'io proprio la percezione di Stefano che ci fossero tante altre energie insieme a noi in quel momento. Maria Paoloni dice: è stato bello e potente. Sì. Maria, hai proprio ragione. Sì, è stato bello e potente, li ho proprio percepiti. In realtà, tra l'altro, quello che io ho percepito è che voi eravate proprio molto allineati, cioè siete, secondo me, secondo la mia percezione, che conta fino a pagina 2, però io sono qui e ve la dico, siete stati proprio bravi nel scindere il dolore, no? Del pensiero, no? Di questa tragedia all'essere veramente un operatore di luce in quel momento. Quindi tolgo quello che può essere un pensiero di sofferenza e semplicemente pulisco il mio campo e porto luce. Vediamo. Buonasera Elena. Maria Grazia dice: mi hanno colpito gli occhi affamati di aiuto. La gioia poi di vedere questi occhi sorridenti, vittoriosi e gioiosi è stato bellissimo. Grazie a te, no, grazie a voi. Maria invece dice: tantissima emozione. Allora, mancano pochissimi minuti alla fine della diretta, quindi io per oggi non andrei, rimarrei in questa energia, quindi non andrei a fare gli oracoli dei cristalli, anche perché mancano 6 minuti e rischierei veramente di farli a pochissime persone. Quindi direi di continuare gli ultimi minuti di condivisione, oppure anche se avete delle domande, anche rispetto a quello di cui abbiamo parlato prima, sarei felicissima di rispondervi. Maria Grazia dice: tu sei la nostra forza guidatrice. Ma guarda, io dico sempre che è una chiave a doppia mandata, eh? Noi da soli non siamo nessuno, o siamo tutto, dipende dai momenti. Quindi tu puoi dire che io sono la tua forza guidatrice e io posso dire che voi siete stata la mia forza motrice. Allora, Loretta dice: dall'inizio diretta, ora di più che sulla tua destra in basso passano lucine piccole. Ah, poi me lo guardo allora. Poi me lo guardo.
Vediamo se c'è qualcuno che ha domande. Allora, Luisa Vittoria Pirlo, io mi sono addormentata. Perfetto, Luisa. Allora, vi spiego anche questa cosa per le mie conoscenze. Se vi addormentate non è un problema, perché in realtà lavora comunque. La sensazione che ha l'essere umano, no? Che se ti addormenti non ricordi e quindi sembra che non sia successo niente. In realtà è successo tutto. Quindi hai contribuito esattamente come ognuno di noi. Intanto scorro che vedo se mi è scappato qualche commento. Maria Grazia dice, certo, l'incastro perfetto, esatto. Buonanotte Maria dice, grazie a te, è sempre bellissimo quest'ora con te. No, grazie a voi. La passo sempre veramente con tanto piacere e la passo proprio davvero come un caffè tra amici, una tisana tra amici. Spero di non aver saltato nessuno. Allora Maria Polloni ringrazia, Patrizia ringrazia. Allora io se non avete più domande. Ah, ecco Stefano. Allora Stefano dice: avevo dei fiori secchi che non nascevano da un anno. Ho messo la mia nuova energia d'amore e adesso sono tutti fioriti. Fiori rosa, fiori gialli, fiori rossi. Sono troppo contento. Ho provato con le mani e cuore a dare tanto amore. Non ci credevo, adesso ci credo. Bravissimo. Vedi, se stai nella fiducia, poi tutto arriva. Bravissimo. Una testimonianza bellissima. Proprio bella, bella. Bravo Stefano, sei proprio sulla strada giusta. In realtà tutti siamo sulla strada giusta, eh? Tutti, tutti. Anche chi pensa, mamma, però non accade nulla, non è così, accadono tantissime cose. Maria Grazia dice, i primi giorni che uso il Disi svengo che è una meraviglia, anche stasera ho messo la sveglia per seguirti, se no ero in catalessi. Ma ogni risveglio è sempre diverso, come se fossi andata a scuola, è proprio così. Anto dice, difficoltà a tornare, piango sempre, non ti preoccupare perché le lacrime puliscono, quindi va benissimo, lasciate andare tutte le emozioni, il pianto, la risata, fatevi proprio attraversare che va benissimo. Bene, allora sono le 20:29 e è stato un piacere essere con voi, quindi io vi mando un forte abbraccio, vi saluto e ci vediamo tra una quindicina di giorni con me. E poi c'è l'appuntamento mensile con Maria del Mar. È stato bello stare con voi e vi abbraccio. Ricordatevi dei chakra della terra, ricordatevi di portare luce anche oltre. E vi auguro una buona serata. Ciao Stefano, Rosa, buonasera Manuela, buonasera a tutti. Sono in ritardo, guarderò in differita. Sì, Rosa, guardala pure dopo. Grazie, 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 grazie. Ciao a tutti, a presto.